Buongiorno a tutti quanti, sono le 8. Come si vede dal casino, ci stiamo preparando e oggi si vlogga. Vi portiamo in un posto molto bello. Vi portiamo sì, perché stiamo andando con la mia ragazza. Dove andiamo, amore? In un posto bello. Allora, ogni anno, nella data del 5 febbraio, io e Perla facciamo l'anniversario. Auguri! Auguri. Siamo arrivati al quarto anniversario. Dal primo anniversario noi decidemmo una cosa che però poi col tempo andò sfumando e quindi siamo qui per riprenderla. Tanto sole. C'è tanto sole, sì, amore. Non so, mi attieni. C'è una talpa che esce da lontano. Praticamente, essendo che il nostro anniversario nella casualità capita molto vicino al San Valentino, prendiamo quello che è il weekend di turno in mezzo e ci andiamo a fare una mini vacanza, se così vogliamo dire. Spesso è solo un weekend. Anzi, più che spesso in verità È solo la seconda volta. Però stiamo insieme da 4 anni. In uno c'è stata la pandemia, in un altro avevamo aperto il bar, siamo giustificati, no? Lo dovremmo fare più spesso. Comunque, stiamo ritornando in un posto dove c'eravamo già stati, anche se noi ci eravamo ripromessi di girare svariati posti, anche se solo per un weekend. Praticamente la regione Calabria, dove noi stiamo, è diventata zona gialla questo lunedì, quindi non potevamo prenotare né organizzare niente. Anzi, addirittura lunedì, appena abbiamo saputo la notizia, abbiamo provato a prenotare, abbiamo pure rischiato di non trovare posto da nessuna parte. Quindi, come ultima ipotesi, e comunque per andare a colpo sicuro, senza fare troppe ricerche perché non c'era tempo, abbiamo deciso di andare dove siamo già stati e noi ci siamo trovati bene. Giusto, amore? Sì. Perfetto. Ti parte. Ci aspettano circa mezz'ora, tre quarti d'ora di strada. La sicurezza prima di tutto. Allora, siamo quasi arrivati, però visto che quello che possiamo fare lo possiamo fare da dopo le 2, andiamo a mangiare prima. Un bel paninozzo. Onde evitare assembramenti, abbiamo preso i panini e ce ne siamo venuti qua sperduti e soli. La casa offre da mangiare panino con salame, olive e pecorino, secondo panino capicollo, pecorino e pomodori secchi, terzo panino con sale e olio, finalmente passano ad un animale vivo, quarto panino del tuo con pecorino, olive e pomodori secchi. Ora si mangia, ne mangerò un terzo di questo. ora si mangia, ci vediamo dopo. Siamo arrivati. Noi prima eravamo stati in quella, adesso andiamo in questa. È diverso pure il camino. Devo. Wow! Sì. E beh, siamo un po' più larga. Non sapevamo il divano noi. Ma a te che te ne pare? A te che te Wow, guarda che bella questa. ne pare? Lo cerbiatto, tour e quant'altro, ve lo facciamo più avanti. Tour. Adesso ci dobbiamo solo rilassare. Ciao! Perfetto, è finito il weekend, ci siamo rilassati, ma c'è tanto da dire. La situazione si è presentata bellissima, no? In questa maniera, con il camino, col televisore, l'idromassaggio, le due poltroncine, il letto di là. Poi, vivendola, momento per momento, abbiamo riscoperto un sacco di
difetti. Praticamente la stanza è in uno stato perenne di umidità. Tu vivi in mezzo all'acqua. In più a quello c'è il discorso di queste ventole maledette che tu le devi tenere perennemente accese dentro queste stanze, che sentite che bello che fanno. Cioè praticamente dormire con questo bordello è una cosa assurda. Per non dire che vai a trovare, per esempio, che qui il parquet è fatto così, il muro è fatto così. Allora i pareri finali li voglio dire fuori per potermi esprimere meglio, però realmente il problema non è quello che abbiamo trovato, è il prezzo a quanto l'abbiamo pagato. E ci siamo spostati in questo bellissimo pezzo di terra per fare gli ultimi pareri finali. Non so neanche se mi sentite con questo fruscio di fondo, ma è bellissimo stare qua. Vi lascio qualche b-roll di questa stupenda cascata pure. Cascata, cioè questo è il dopo della cascata, è il fiume che si crea. Il vero problema è che praticamente per quel prezzo lì, 250 euro, ti aspetti qualcosa di più. O perlomeno per quello che è un servizio da 250 euro, forse sarebbe meglio ridurre il prezzo realmente. Alcune volte mi capita di fare dei paragoni o degli esempi. Io ho pagato 550 euro per stare un'intera settimana in Egitto, una camera simile, in un hotel cacciato il camino e cacciato l'idromassaggio, a un prezzo di volo in Egitto però. È lì che il gioco non vale tanto. Certo, c'è da dire che in questo momento un po' tutti hanno problemi, un po' tutti devono recuperare, però forse facendo così non fanno nient'altro che togliere clientela. Non ci siamo andati perché non organizzati, così presi all'improvviso, anzi abbiamo rischiato pure non trovare la camera e chissà quanti di noi erano così, abbiamo detto lo facciamo e via. Però probabilmente, ripensandoci col senno di poi, non andremmo lì. E quindi, detto questo, detto tutto, nel frattempo ci sono venuti a trovare degli amici. Vi saluto e vi auguro una stupenda giornata.